Io mi sono chiesta se poteva essere interessante avere un momento intermedio tra la presentazione degli scenari, cioè la presentazione del lavoro che noi immaginiamo che stiamo costruendo per il Pordenone, e il momento delle direttive nel quale abbiamo dato l'input politico di dove ci immaginiamo vada la città. Francamente ho considerato che potesse essere un'occasione, perché qualsiasi momento di confronto e anche di presentazione di tematiche rispetto alle quali magari noi non siamo portati o non ci troviamo spesso a confrontarci, possa essere arricchente non solo per l'amministrazione ma anche per noi. Perché sono fermamente convinta che la sfida che noi ci giochiamo nel momento in cui tutti abbiamo detto, perché è stato corale la richiesta di pensare alla città che noi abbiamo e che viviamo e di migliorare il costruito rispetto al pensare di ampliarci, nel momento in cui noi ci infiliamo in questo settore e lo facciamo in Italia, dove abbiamo molti convegni sul riuso, però ci sentiamo dire che serve il riuso. E quindi dobbiamo noi stessi andare a immaginarci nuove modalità di fronte anche a strumenti più deboli rispetto a quelli che ci possono provenire come esperienze da altri stati. Io penso alla Francia, che invece con i contratti di quartiere è riuscita a ridisegnare in modo strutturale le parti più deboli della sua società, e dove ha sempre legato con una capacità veramente di presenza del pubblico l'intervento architettonico alla rigenerazione sociale. E di questo dobbiamo riconoscere, abbiamo degli esempi in Francia notevoli, ma dove quindi c'è uno Stato presente con investimenti, con politiche di un certo tipo. Noi invece siamo qui, abbiamo gli studi professionali che chiudono, abbiamo le imprese che non hanno lavoro, sappiamo che il settore dell'edilizia ad esempio fa un terzo del PIL, faceva terzo del PIL nazionale, e abbiamo una fondamentale paura che quello che noi oggi stiamo facendo non sia efficace, perché ci stiamo rendendo conto, e non sappiamo se ammetterlo apertamente o meno, che le certezze che prima magari ci venivano spacciate, e io sono architetto ma non posso che dirlo, che ci venivano spacciate dall'architetto del Nurgo, oggi sappiamo per certo non essere più percorribili. Allora, questa incertezza di fondo è un'incertezza sociale, un'incertezza culturale, però è un'incertezza con la quale noi dobbiamo confrontarci. E credo che il porci il problema sia già un primo passo, non una soluzione. Io sono convinta che noi, e non è un segno di sconfitta, nel piano non individueremo tutte soluzioni efficaci, ma dovremmo essere bravi a individuare delle soluzioni in grado anche di modificarsi per adattarsi a quelle che saranno le cose che vengono in divenire. Quindi pensare a uno strumento non rigido, pensare a uno strumento in grado di assecondare quelli che sono i movimenti e quelle che sono le esigenze del nostro territorio, ma su alcuni punti basandoci e tenendoci fermi, la volontà di continuare o di incrementare la nostra capacità attrattiva, perché forse abituati a vederla come la viviamo costantemente non ce ne rendiamo conto, ma vogliamo incrementata noi stessi come cittadini, perché quando i nostri ospiti vengono da fuori e vengono da altre parti d'Italia, ma vengono anche dall'estero, vedono che è una città in ordine, che è una città che offre molto, offre verde, offre un ambiente intorno accattivante, ma noi come cittadini ci aspettiamo di più e ci dovremmo aspettare di più con dinamiche diverse. Messi tutti questi tasselli uno vicino all'altro,
Questo mi porta a dire che anche oggi, anche se siamo in una fase intermedia, anche se ancora noi stiamo cercando di valutare e di capire come settare il percorso che stiamo costruendo e che poi andrà valutato scientificamente dalla VAS, che avrà la capacità di dirci se è effettivamente sostenibile o meno, anche in questo momento intermedio valga la pena raccontarci e capire quali sono le modalità con le quali noi ci stiamo accingendo e stiamo continuando a lavorare. L'altro elemento che voglio sottolineare è questo. Un altro tema sul quale noi ci siamo molto confrontati è quello della partecipazione. Noi abbiamo iniziato, e tutti, no, una parte di voi erano presenti, a conoscerci a Pordenone Più Facile. Pordenone Più Facile è stata un'iniziativa promossa dall'amministrazione che ha reputato in un certo momento di dire coinvolgiamo i cittadini con un percorso laboratoriale per capire qual è il sentito da parte dei nostri cittadini rispetto alla città che vive. Questa cosa ha portato dei risultati, è diventato un testo unico, i risultati sono stati consegnati ai professionisti, i risultati sono diventati parte integrante delle direttive, cioè di uno strumento di indirizzo politico nel quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto ai contenuti che emergevano da Pordenone Più Facile quella validità tale da votarli in Consiglio e farli diventare indirizzo dello strumento su cui costruire lo strumento della pianificazione che stiamo facendo. Credo che però in questo percorso ci sia un qualcosa che debba modificarsi, perché sono convinta che l'amministrazione di fronte a un percorso partecipato debba a un certo punto definire la possibilità al cittadino, debba garantire la possibilità al cittadino di viverlo, di costruirlo, di farlo, ma con un passo indietro, cioè lasciando che sia il cittadino stesso che lo gestisce. A tale proposito noi l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo presentato Alberto Del Panta, che è colui che prende l'eredità di Monia Guarino, che è l'architetto che ha seguito tutto il percorso fino ad oggi, e con Alberto ci siamo molto confrontati su questo tema. So che sto andando fuori dal seminario, ma l'occasione è quella giusta per inserire anche questo elemento. E con Alberto ci siamo orientati su di una volontà da parte dell'amministrazione di identificare spazi e una professionalità come facilitatore, che però sia pronto ad accogliere la disponibilità da parte dei cittadini di continuare e di costruirsi il processo di partecipazione, in modo che l'amministrazione sia nella veste, secondo me corretta, di interlocutore, ma non più di promotore, perché altrimenti si crea una strana compromissione, aspettativa, che ha necessità di crescere e di modificarsi. Fatte queste due premesse, se ci sono domande da fare ai nostri ospiti, noi naturalmente siamo lieti di ascoltarle, di rispondere e di usarle come elemento ulteriore di approfondimento per quelli che sono i ragionamenti che stiamo sviluppando al fine di tentare, perché nessuno le certezze le ha, di trovare quelli che siano gli strumenti migliori e più adatti in questo momento per garantirci quella qualità di vita che fino ad oggi la nostra città ha saputo offrirci e darci.